Buongiorno, benvenuti a Omnibus, naturalmente in continuità con la lunga diretta, la diretta della paura, come l'ha chiamata oggi, titolato Il Foglio, in continuità con quella lunga diretta che avete visto dei fatti, dell'epilogo che c'è stato poi di sangue tra Parigi e Dammartin. Noi continueremo a approfondire, a cercare di leggere, anche ad acquisire nuovi elementi, se ce ne saranno. Quali sono le conseguenze, anche quali sono stati fatti, come si sono svolti del doppio blitz della polizia e dei servizi speciali francesi, e quali sono naturalmente le conseguenze politiche e naturalmente le conseguenze anche culturali, e quello se ci sarà o no, come dire, una recrudescenza di quel fenomeno che è già stato chiamato islamofobia. Di questo parliamo con i nostri ospiti di oggi, ve li presento. Allora, intanto qui a Roma c'è lo storico, il professor Ernesto Galli della Loggia, buongiorno, benvenuto. Poi c'è il corrispondente di Figaro a Roma, Richard Osé, buongiorno e benvenuto. Poi Amedeo Ricucci, inviato della RAI, che è stato, come sapete, forse perché è stato ospite della 7 nei giorni scorsi, proprio al servizio pubblico, ed è stato Amedeo Ricucci rapito, è uno dei rapiti in Siria, uno dei primi rapimenti dell'ISIS. Esatto. È finito fortunatamente in modo positivo. Poi c'è Stefano Feltri del Fatto Quotidiano. Buongiorno. Buongiorno. E poi vado a Milano perché a Milano c'è l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Presidente, buongiorno. E poi accanto a lui c'è il professor Francesco Daveri, economista. Buongiorno. 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 Allora, io vorrei cominciare subito, diciamo, con un commento a caldo su quello che ieri abbiamo visto. Comincerei con il professor Galli della Loggia. Che impressione ha avuto lei e soprattutto che Europa lascia, che Europa ha trovato e che Europa lascia questi fatti, questo 11 settembre? Ma l'impressione che ho avuto io naturalmente è identica a quella che hanno avuto tutte le persone che hanno assistito a queste cose, cioè di raccapriccio, di sgomento. Quello che colpisce in tutto questo è che noi continuiamo a chiamarli terroristi, ma in generale, insomma, storicamente i terroristi se la pigliavano da quelli, insomma, dal terrorismo russo fino poi alle Brigate Rosse, alla RAF. I terroristi se la pigliano in genere contro dei regimi politici, contro gli agenti di quei regimi politici. E quindi ammazzano poliziotti, giudici, funzionari, così. Mentre invece questo terrorismo, che noi continuiamo a chiamare terrorismo, se la piglia dalle Torri Gemelle in poi con chiunque, con persone, con chi capita. Sì, certo, Charlie Hebdo aveva, diciamo così, la colpa, tra virgolette, di aver fatto quelle vignette particolarmente irritanti da un punto di vista islamico, ma poi appunto se la piglia con delle persone che stanno in un supermercato, cioè se la piglia. Insomma, bisogna dirlo con noi, ma con chiunque gli capita sotto tiro, se la piglia con qualcuno che passa per la strada, come è successo a Londra, con gente che si trova in una metropolitana. Cioè, qual è l'obiettivo di questo terrorismo? È un regime politico? È un governo? O è qualcos'altro? Forse qualcos'altro, si ha l'impressione, cioè è una società. È la tesi dello scontro di civiltà che è no, ritorno. Io non avanzo nessuna tesi, ma mi faccio soltanto questa domanda, perché le tesi sono pericolose, appena uno dice c'è scontro di civiltà, così subito. Faccio questa domanda a me stesso e, diciamo così, a chi ci ascolta. Qual è l'obiettivo dei terroristi? Con chi se la vogliono pigliare? Allora, secondo me se la pigliano con una società. Da qui poi ognuno può trarre le sue considerazioni. Allora, partiamo proprio da questo punto. Vado da Amedeo Ricucci perché conosce quel mondo, nel senso che appunto ha avuto purtroppo un contatto molto ravvicinato. La domanda, diciamo, può essere un filo conduttore anche di. Se la prendono con noi, nel senso che l'Islam radicale, perché di questo stiamo parlando, appiattisce la visione del Corano a un binomio noi-loro. Noi sono ovviamente i detentori della fede musulmana nella sua massima purezza, gli altri sono i takfir, sono gli infedeli.
contro cui si può combattere, bisogna combattere, e eliminarli non solo non è ingiusto, ma è anzi auspicabile. Da sempre, dall'11 settembre in poi, l'Islam radicale ha avuto questo tipo di visione ideologica. Il problema reale, e Parigi lo dimostra, è che adesso la visione ideologica di questo nuovo terrorismo, che è diverso dal terrorismo di Al-Qaeda, io lo chiamo terrorismo 3.0 perché comunque ha una dimensione moderna. Però appartenevano ad Al-Qaeda, sembra di c'è chi parla addirittura di una competizione tra ISIS e Al-Qaeda, però forse è ancora presto per capire dirlo. Perché il fatto fossero stati in Yemen viene dato, almeno mi sembra, dalle analisi e dai reportaggi. In pochi lo dicevamo 3 giorni fa, quando tutti tiravano fuori il califfato islamico senza sapere assolutamente nulla di quello che dicevano. Quando noi, in pochi, cioè, diciamo giornalisti un po' più esperti di Medio Oriente, abbiamo detto probabilmente, visto anche il messaggio che loro avevano lasciato, cioè noi siamo per Al-Qaeda nella penisola arabica, noi abbiamo segnalato che siccome c'è in atto una contrapposizione, una lotta per la supremazia all'interno del mondo del terrorismo islamico, fra la nuova realtà che è il califfato e la vecchia realtà che è l'Al-Qaeda guidata da al-Zawahiri, probabilmente, ci sono elementi che lo provano, la vecchia Al-Qaeda ha dato mandato ad Aqaba, che è l'Al-Qaeda nella penisola arabica, quindi Yemen, di compiere attentati all'estero. Quindi questo, ed è confermato anche dal viaggio fatto da Sherif Qashi in Yemen, potrebbe essere la ragione. Però diciamo, quello che è importante sottolineare è che in questo da giugno in poi la nascita del califfato islamico ha moltiplicato la capacità attrattiva di questo universo radicale. Ci sono sempre più giovani, e non sono i diseredati delle banlieue, sono giovani anche perfettamente acculturati, grandi professionisti, che sono attratti da questa visione radicale, perché è una visione radicale che dà identità ai musulmani di oggi, musulmani che vivono un periodo difficile a livello identitario. Chiaro. Allora, vorrei andare dal presidente Monti, perché quello che, insomma, sul quale mi piacerebbe sentire la sua opinione. Allora, dice il professor Galli della Loggia, nel mirino c'è la società nel suo complesso. Quello che colpisce è anche che nel mirino ci sia a questo punto l'Europa, quindi è la società, ma è l'Europa. Finora è stato un po' sempre il bersaglio preferito, gli Stati Uniti, l'America, quel mondo. Beh, come Londra, Occidente. Londra e Madrid ci sono state, assolutamente sì. Questo sembra addirittura ancora di più, però, dare l'idea, anche tutti gli allarmi che ci sono stati su questo, concentrare tutto sull'Europa. Allora, da Londra e Madrid adesso è come se fosse addirittura peggiorata la situazione, e cosa fa l'Europa, cosa può fare, a parte andare in piazza domani. Sono peggiorati i servizi segreti europei. Sono peggiorati i servizi forse segreti. Sentiamo, comunque, è migliorati Monti, quegli americani. È stato uomo di governo qui in Italia, quindi anche il tema dei servizi segreti. Prego, Presidente. Ma io vedo questa azione complessiva e tragica come rivolta in momenti diversi sia agli Stati Uniti sia all'Europa. E ho l'impressione, io che non sono esperto, dottoressa, vedo Scelta Civica per l'Italia, lei sa che no, non mi appartengo, chiedo scusa, più non, a nessun partito politico. Non avevo grazie. Visto, no, infatti grazie. Penso che metta senatore. Io vedo in questo movimento grande e tragico una componente religiosa e una componente di disprezzo e di odio. Io che non sono esperto di questi aspetti della civiltà, però vedo una componente religiosa, e cioè contro una società che, nella misura in cui ha riferimenti religiosi, si ispira ad un Dio diverso dal loro. Ma vedo anche una componente di disprezzo e di odio nei confronti di un sistema dominante
che forse vede, loro pensano, il dio denaro più che un dio diverso da loro, reggere le cose del mondo. E in un certo senso il sistema della nostra società, senza che dobbiamo oggi metterci a fare autocritica, però è un sistema dominante da molto tempo, che ha avuto per molti decenni una sfida alla fine perdente da parte di un sistema antagonistico quasi altrettanto potente, quello comunista. Da quando il nostro sistema è rimasto dominante quasi unico, la componente del mondo islamica ha prodotto al suo interno qualche forza che ha voluto indirizzarsi alla nostra società dominante, secondo me, con la doppia freccia, quella del disprezzo per una religione diversa e del disprezzo che non è soltanto islamico e che esiste anche all'interno delle nostre società, per un sistema e una visione economico-capitalistica fondata sulla finanza e sulla preminenza dei fattori economici che ritengono moralmente degradata. Io credo che ci siano queste due componenti. E Stati Uniti ed Europa sono ovviamente in qualche modo associati ai loro occhi sul banco degli imputati, più di quanto siano riusciti per ora ad essere operativamente alleati in una azione forte di tipo culturale, di tipo militare, di tipo preventivo con i servizi segreti, Stati Uniti ed Europa, contro queste forze pericolosissime. Un'azione di cui secondo lei c'è bisogno adesso? Lei ha elencato tutti. Perché c'è adesso poi la discussione adesso di adesso è sul che fare, no? E c'è bisogno adesso anche di questo aspetto, lei ha detto anche militare. Sicuramente il tema della Europa come soggetto o non soggetto di politica estera, di politica della difesa, è un tema che si pone da tanto tempo e ha molta rilevanza per questioni che vanno dai rapporti con le potenze energetiche i rapporti con questo tipo di insidie alla nostra società. Allora, vorrei andare da Richard Rosé perché naturalmente accanto a questo aspetto qui che continueremo adesso poi ad approfondire, però vorrei tornare un momento alla giornata di ieri, a come l'ha vissuta la Francia evidentemente e anche al grande tema che c'è, che è legato a questo, se ci siano stati però, insomma, che non abbiano fatto una gran figura i servizi e diciamo, la capacità preventiva della Francia. Allora ieri il primo ministro questo lo ha ammesso in dichiarazione ufficiale, in un'intervista televisiva anche, ha detto ci sono stati dei buchi, ci sono stati dei fallimenti, degli errori in questa. Che cosa, insomma, è un tema destinato a ad aumentare, a concentrare? Sicuramente la polemica andrà avanti per un bel po', speriamo che si trovino le soluzioni. È ovvio però che la domanda è anche perché. È ovvio che ci sono state delle falle, non soltanto nell'apparecchio di sicurezza, ma anche nella mente delle autorità, perché finora non si è voluto fare gigante il problema dell'estremismo islamico. C'è stato molto compiacimento, molto debolezze del buonismo, dicendo ma no, tutto sommato sono dei piccoli che non si deve lasciare andare. E questo è molto evidente, per esempio, mercoledì, dopo l'uccisione di quella poliziotta, subito i servizi hanno detto oui, ma non c'è collegamento con i fratelli qua, ci sono due cose differenti. Poi, per scoprire che erano strettamente legati, c'era un piano eversivo, un piano preparato a tavola, un piano ispirato dall'esterno, un piano, una filiera, sicuramente dietro questi tre, che sono uno come sceriffo Quacci, era un gazzone che portava le pizze,
e non aveva neanche la capacità di leggere il Corano. Non è uno che è stato indottrinato, ma è un poveraccio. È criminale, ma è stato un poveraccio, non aveva nessuna capacità di analisi. Dove hanno trovato, se non c'è una filiera dietro, dove hanno trovato le quattro Kalachnikov? Non si trovano sotto la tavola. Eh? Dove hanno trovato, quali sono i legami con la malavita che ha fornito probabilmente quelle Kalachnikov? Come hanno fatto per sapere che c'era la riunione del comitato di redazione alle 11 di mattina a Charlie Hebdo? Questo era, no, tutti questi, non è un garzone di pizza che porta le pizza che lo può sapere, c'era gente che le hanno informati, c'è un disegno preciso. È una guerra adesso che si deve fare. Senta, mi devo ricucinare, no, d'accordo? Io per 56 ore mi sono sorbito la retorica roboante che sui media ha avviluppato questa storia, che è giustamente ci ha provocato raccapriccio, sdegno, commozione e shock. Adesso a bocce ferme, come si dice in gergo, mi piacerebbe cominciare a capire. Allora però c'è una domanda fondamentale, mi pare che sia un po' in controcorrente quello che sta dicendo Osè, cioè è una cosa strutturata, esatto. Ecco, questo è il punto. Ma io rispondiamo ad alcune domande. La prima tanto erano in contatto questi. Sì, qui. La prima domanda a cui bisogna rispondere però è: c'è stato effettivamente un salto di qualità nel terrorismo di matrice islamica che ha colpito l'Europa negli ultimi anni? Io dico no. Il professore prima diceva, faceva riferimento a Madrid 2004 e Londra 2005. Beh, se c'è stato un 11 settembre europeo, francamente è stato quello, sia come modalità operative che come complessità logistiche di organizzazione. Sì, Londra ma 2005. Per esempio, scusate. Oh, però ne stiamo parlando ora in realtà, per quale ragione? Per il tipo di bersaglio? L'Occidente ha la memoria corta, ce l'ha sempre purtroppo e questo è un nostro grave limite. Forse perché non c'era lo Stato islamico prima e adesso sì, cioè anche sì, questo. Ma ti faccio degli esempi, è dal 2012 che il terrorismo di matrice islamica, questo nuovo, colpisce, ha colpito a Tolosa, ha colpito a Bruxelles, ha colpito ad Ottawa, in un luogo simbolo che era il Parlamento canadese, non per strada, ha colpito a Sydney adesso. C'è un salto di qualità? Io dico di no, perché le modalità operative sono più o meno le stesse. Dietro c'è un gruppo organizzato, certo, il sottobosco dell'Islam radicale è organizzatissimo, però non è vero, ad esempio, che il problema sia stato sottovalutato, perché da settembre dello scorso anno, 2014, che il coordinamento dei servizi di sicurezza europeo batte la gran cassa sui foreign fighters, che è un problema difficile da gestire. Forse anche questo però è un elemento di novità. Allora, Stefano Feltri. Ma secondo me noi stiamo vedendo nel terrorismo quello che abbiamo visto in economia, cioè come un ragazzo che ha un'idea per una start-up adesso col crowdfunding può raccogliere centinaia di migliaia di dollari per lanciare un prodotto senza passare dai canali delle banche, da passare dalla Confindustria, eccetera. Così abbiamo visto nel terrorismo. Vorrei ricordare che adesso noi stiamo parlando di Parigi e dei foreign fighters di matrice islamista, ma abbiamo lo stesso fenomeno in Ucraina, con i combattenti che vanno anche dall'Italia a combattere per i filorussi e si fotografano su Facebook con mitra e con i Kalashnikov in mano. Quelle sono persone che chiaramente non si può imputare a Putin il mandato di creare una rete di sostenitori europei. Lo fa magari finanziando i partiti e appunto questo lo vedremo nei prossimi anni che ripercussioni avrà. Ma quello che vediamo sono persone, come diceva prima mi pare Della Loggia, anche in cerca di un'identità e la trovano perché si sono abbassate drammaticamente le barriere. Se prima un italiano voleva andare a combattere con l'esercito in Siria, in Iraq o in Ucraina, non era così semplice, adesso basta andare su Facebook, come su Facebook stanno i trafficanti di uomini per i migranti, va su Facebook e si arruola, diciamo, va, impara a sparare e poi se torna può fare danni anche in patria. Quindi sono cadute le barriere davanti a questa cosa e quindi, come dire... Però è uno degli aspetti, torno al professor Galli Della Loggia,
Quello che sembra forse diverso è intanto la presenza dell'ISIS con il fenomeno delle decapitazioni che abbiamo visto, rapire, che insomma è stato con quei video, con quel tipo di comunicazione, e anche il suo potere di attrazione. Questo, il fenomeno dei foreign fighters non c'era, o comunque non era in questi termini, non avevamo mai visto i video di reclutamento circolare in rete e rivolti anche a persone che magari insomma si sono convertite per... Che è cambiato, mi sembra, la capacità di influire sugli affari del mondo dell'estremismo islamista, perché la disintegrazione in atto nel Medio Oriente è un elemento che fa crescere di peso politico l'islamismo estremista in maniera enorme, e quindi anche le sue gesta qui in Europa, il terrorismo, cambiano in qualche modo di segno, perché sono l'interfaccia di un fenomeno che sta, come qualcuno ha detto, disintegrando praticamente i confini del Medio Oriente stabiliti 80 anni fa. Cioè 100 anni fa, praticamente gli accordi Sykes-Picot sono del 1916, cioè quelli che hanno stabilito i confini della Giordania, dell'Egitto, della Siria, eccetera. Tutto questo sta saltando ad opera di che? Di questo estremismo islamista, che poi per giunta fa queste cose. Io credo che l'attrazione, il disprezzo per il dio denaro che evocava il presidente Monti, dio denaro, ma il cuore della finanza mondiale è araba. Gli arabi detengono asset finanziari pazzeschi, il dio denaro. Non mi pare che l'ISIS o il terrorismo islamista disprezzi il dio denaro. Anzi, siamo arrivati al punto del denaro. Nella tradizione islamica il disprezzo per il denaro. Insomma, non c'è una tradizione pauperista nel pensiero, credo almeno. Ci fermiamo su questo per poi dare la parola al presidente Monti e anche al professor Daveri a proposito di finanza, è un economista, e quindi subito dopo la pubblicità chiedo scusa per non averla fatta ancora intervenire, tra poco. Allora vado subito a Milano per una replica. Intanto vorrei sentire il professor Daveri su questo tema, perché siamo arrivati a questa questione che in realtà è importante e serpeggia da qualche giorno anche sui media e anche nei nostri dibattiti, come un fattore anche di ambiguità nelle reazioni dell'Occidente. Al di là dell'aspetto il dio denaro, e poi ci torniamo, evocato dal presidente Monti e poi criticato da Lina Loggia, questo aspetto però c'è un tema, di commistione, di rapporti ambigui per quanto riguarda poi il finanziamento anche di paesi che poi possono essere contigui o addirittura fornire, forza al terrorismo. Non è da oggi che gli Stati Uniti prima di tutto si lamentano del ruolo che viene svolto e che è troppo debole dal loro punto di vista da alcuni governi come quello dell'Arabia Saudita e più recentemente invece come quello del Qatar e del Kuwait nel combattere troppo poco i finanziatori privati di queste organizzazioni. Quindi l'accusa non è direttamente ai governi che hanno tante entrate a causa del petrolio di dare loro dei soldi direttamente a questi, ma più che altro l'accusa principale è di non fare abbastanza per scoraggiare in varie forme, proibendole oppure insomma ci sono modi di farlo più diretti in contesti che sono poco democratici, nel combattere invece tendenze a un finanziamento indiretto, a una qualche forma di compiacenza tacita nei confronti di queste entità. Prima dicevate che l'ISIS e Al-Qaeda, insomma, dopo tutto sono un po' in contiguità. C'è una grossa differenza però, che l'ISIS è uno Stato. Uno Stato ha alcune caratteristiche, o si autoproclama essere uno Stato, quindi ha delle caratteristiche fisiche, controlla varie città, controlla stabilimenti petroliferi. Uno Stato ha questa caratteristica, da un lato ha delle entrate fiscali, delle entrate per poter finanziare la propria attività, dall'altro lato offre dei servizi in cambio di questa
di queste entrate che i propri, cioè che le persone offrono a questo Stato. E quello, i numeri che girano su ISIS sono dei numeri che sono ancora piuttosto piccoli se confrontati per esempio alla nostra mafia, che è una specie di Stato nello Stato al nostro interno, però io penserei alla mafia come un confronto che si potrebbe fare. I numeri che girano sono di finanziamenti che possono essere di circa 1,5 miliardi di dollari annui, quindi grosso modo il PIL delle Maldive, per avere un'idea, quindi una cosa molto piccola, mentre le entrate della mafia sono 20 o 30 miliardi di euro. Naturalmente sono sempre numeri che sono difficili da provare e non si possono calcolare come le statistiche del PIL, dell'Istat sul PIL, però queste sono gli ordini di grandezza, e quindi dobbiamo pensare secondo me a questi problemi che vediamo oggi ponendoli in questo quadro più complessivo. Abbiamo delle persone che spesso non sono povere e diseredate da tutto, spesso sono in bianchini, spesso sono magari anche garzoni o portano le pizze il giorno prima, però poi mettono da parte un po' di soldi, vanno in Siria e si addestrano e lì trovano qualcuno che li addestra, e di solito questo qualcuno che li addestra è qualche cosa che assomiglia a uno Stato, e è per l'appunto lo Stato Islamico. Lo Stato Islamico ha risorse per poter addestrare queste persone perché fa estorsioni, esattamente come fa la mafia, sfruttando, facendo il contrabbando, sfruttando altre forme di attività illegali da cui ricava le proprie entrate, con cui finanzia non solo le iniziative, cioè le armi e cose di questo tipo, ma offre anche una specie di sicurezza sociale nel caso i combattenti muoiano, perché viene garantito un reddito anche alle famiglie, anche una volta che questi combattenti non siano più con noi, nel caso vadano incontro al martirio. Ecco, questo credo che sia il quadro che abbiamo di fronte, ed è in questo quadro che dobbiamo sviluppare delle efficaci misure di contenimento e di così, insomma, di resistenza nei confronti di queste iniziative. Ecco, lo chiedo al Presidente Monti a questo punto, secondo lei che cosa dovrebbe cambiare nei rapporti appunto con questi paesi, con questo mondo e con questi meccanismi che ricordava il Professor Daveri? Occorre che l'Europa in particolare acquisti maggiore consapevolezza del proprio ruolo. E occorre anche tenere conto della disintegrazione in corso. Si è parlato prima da Roma, credo, di disintegrazione del Medio Oriente. Io vedo la disintegrazione oggi come un fenomeno generale. Credo che la globalizzazione sia entrata, a parte l'aspetto tecnologico, ma per tutto il resto, in una fase regressiva. Abbiamo forme di disintegrazione nel Medio Oriente. Abbiamo avuto negli ultimi 20 anni forme di disintegrazione dentro la ex Unione Sovietica. In Europa ci si può veramente chiedere se non sia iniziata una fase di disintegrazione, e tutto questo, in particolare per quanto riguarda l'Europa, da che cosa dipende in ultima analisi? Secondo me, dalla crescente difficoltà che hanno i sistemi politici nazionali, che per fortuna nostra sono democrazie, circostanza sempre più rara nella carta geografica del mondo, la difficoltà dei nostri sistemi politici nazionali democratici a prendere decisioni che vadano un po' al di là del proprio naso, che guardino un po' al di là del breve orizzonte elettorale. Questo determina, per esempio, che gli Stati nazionali rendono molto omaggio verbale all'Europa, ma poi gestiscono l'Europa dal punto di vista delle nomine, delle decisioni, eccetera, guardando essenzialmente ai riflessi sulla politica nazionale e via dicendo. Per cui se l'Europa deve, accanto agli Stati Uniti, rafforzarsi per essere più protagonista nella propria difesa e nell'orientamento delle cose del mondo, in particolare per quanto riguarda il Medio Oriente e la Russia, deve rafforzarsi, e non bastano affermazioni verbali sulla necessità di una Europa politica. Quello che occorre è che i poteri nazionali siano disposti davvero
a guardare alle proprie decisioni che prendono in sede europea in una ottica europea. Suggerisco poi, e concludo, che in questo nostro dibattito bisognerebbe forse dedicare qualche minuto alla Russia, dato che rispetto a uno o due anni fa, per esempio rispetto al momento in cui il Consiglio di sicurezza, trovando difficoltà nella Russia, cercava di prendere certe posizioni dure nei confronti del presidente Assad in Siria, ebbene, rispetto ad allora oggi ci si interroga molto di più, ma giro la domanda a Roma, se non si debba cercare di integrare meglio la Russia in un'azione di contenimento del mondo islamico o perlomeno delle sue derive estremiste. È vero che l'Europa ha e gli Stati Uniti hanno problemi seri con la Russia e poi vuol dire essenzialmente con un uomo, esattamente quello che appare adesso dietro di lei, dottoressa, ma trovo interessante che il presidente Obama abbia incaricato Henry Kissinger, quindi bisogna andare a persone forse non ancora rottamate, come è il caso sicuramente del grande Kissinger, per cercare di ristabilire un dialogo con Putin e con la Russia, che è così cruciale in tutta questa scacchiera. È cruciale, Ricucci, questa partita, lo chiedo in quanto esperto di questioni medio orientali, perché mi sembra la posizione, diciamo, il politico è il presidente Monti. No, di sicuro il ruolo della Russia è cruciale, è stato cruciale nel creare la madre di tutti i problemi, che è la Siria. L'opposizione, il veto perenne dei russi, che non dimentichiamolo, hanno una base militare, l'unica base militare del Mediterraneo, ce l'hanno a Tartus in Libia, ci sono 3.000 russi, questo ha spinto Putin... Non in Libia, Tartus... In Siria, scusa, in Siria... Questo ha spinto Putin a difendere ad oltranza Assad, noi non siamo stati in grado di convincerlo e probabilmente non eravamo convinti neanche noi. Se l'Occidente avesse preso altre decisioni politiche nell'aiutare la rivoluzione siriana quando è scoppiata nel 2012, probabilmente questo non ci sarebbe nel califfato. Ma volevo fare per un altro esempio, non per un momento soltanto ti interrompo per dare qualche notizia di cronaca che c'è in questo momento. Intanto che dopo la rivendicazione di Al-Qaeda nella penisola arabica, scrive la AG Reuters, Al-Qaeda potrebbe diffondere un comunicato ufficiale sull'offensiva terroristica che ha sconvolto la Francia negli ultimi giorni. Lo sostengono esperti occidentali dell'antiterrorismo dopo il video di rivendicazione di nuove minacce di uno dei leader della filiale yemenita di Al-Qaeda, Areth Al-Nadari. Questo video Al-Nadari aveva chiesto che la Francia e gli altri paesi occidentali smettano di attaccare l'Islam e aveva detto: gli attentatori di Parigi erano un gruppo di fedeli soldati di Allah che hanno insegnato alla Francia i limiti della libertà di espressione. Toccare la religiosità dei musulmani e proteggere coloro che commettono blasfemia ha un caro prezzo e la punizione sarà severa. A questo aggiungo un altro elemento rilanciato dalle agenzie in questo momento è l'intervista fatta da Avvenire al cardinale francese Thoran, che dice che la religione non è la causa, sforzo repressivo è doveroso ma serve anche un lavoro educativo. Dice: la cosa che più colpito della strage di Parigi è la crudeltà, una crudeltà commessa da giovani traviati provenienti da famiglie in cui non hanno mai sperimentato l'amore, una crudeltà in cui però non riesco a vedere elementi realmente religiosi. Questo era un altro elemento su quale poi mi piacerebbe comunque tornare. Così poi c'è un tweet di Matteo Renzi che sta andando a Bologna, che dice che idee e valori europei per ripartire dopo questa tragedia. Renzi che sarà come gli altri leader europei poi domani a questa grande manifestazione. E prima di faccio un po' di, come dire, di zapping fra gli argomenti, però in realtà sono tutti legati, volevo chiedere a proposito della manifestazione se ci sono preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza, insomma è una bella sfida. Sarà sicuramente una manifestazione ad alto rischio, però una manifestazione al quale moltissimi dovrebbero aderire, perché c'è un tale sgomento in Francia, un tale forza di riaffermare la nostra identità, che sicuramente sarà imponente
la manifestazione sarà imponente. Sarà ad alto rischio e penso che le forze di sicurezza saranno veramente mobilizzate per vedere se per impedire qualsiasi infiltrazione. È una manifestazione aperta a tutti. L'ha detto il presidente Hollande alla televisione, chiunque vuole può venire, che sia di destra o di sinistra. Marine Le Pen non ha chiamato a manifestare, però è ovvio che ci sarà il Front National, non come partito, perché sarà una manifestazione, penso, senza identità partitica, ma sicuramente il Front National sarà qui. Il Front National è già molto critico del governo, è già molto critico della tolleranza verso l'Islam che c'è nell'ambiente. Sarà il beneficiario, diciamo così, in termini probabilmente, elettorali. Probabilmente, poi si deve vedere sul lungo termine, non è nell'emozione che si può giudicare qual è il beneficio politico di questo. Marine Le Pen, per esempio, ha chiesto di ristabilire la pena di morte. Io ho grandi dubbi che se si vota oggi un referendum tale, forse avrà qualche audience, ma io ho un grande dubbio che i francesi andranno oltre questo principio repubblicano che ha fatto... Anche perché la pena di morte serve a ben poco contro aspiranti martiri. Sì, ovviamente, ma serve intanto alla società. Si rivolge all'ondata all'aspetto emotivo, per l'appunto. Sì, su questo punto, cioè, noi stiamo parlando della Francia come se fosse la Francia della rivoluzione francese, un'entità astratta. È un paese che sta attraversando cambiamenti importanti, cioè Marine Le Pen, ne abbiamo parlato negli ultimi 6-8 mesi, perché cioè, la Francia è un paese che rischia di avere al ballottaggio alle prossime elezioni presidenziali un partito che, se non è più esplicitamente antisemita, è chiaramente xenofobo, che ha fatto della xenofobia uno dei cardini della sua politica economica. Prima di questa strage c'era in testa le classifiche in Francia un libro che si chiama Il suicidio francese, si chiama Eric Zemmour, che è un personaggio che con nonchalance ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che una delle soluzioni fuori della Francia sarebbe deportare tutti i musulmani nei loro paesi d'origine o spingerli a rientrare. Cioè questo è il clima che c'è in Francia, che da 10 anni ha crisi periodiche nelle banlieue, sì, e che non affronta in maniera drastica. Se c'è un punto che è stato un po' oscurato dalla strage della polemica intorno al romanzo di Michel Houellebecq, lui non immagina un presidente musulmano della Francia nel 2022 come l'avanzata del califfato. Lui dice: i musulmani in Francia di seconda, terza generazione hanno nessuno sbocco politico, non si possono riconoscere nella sinistra progressista dei socialisti, non si possono certo riconoscere nell'UMP o nelle forze centriste, quindi rimangono fuori dal processo democratico, e il risultato sarà che a un certo punto verranno considerati esclusivamente in quanto musulmani, non entrano nel processo politico. E questo, cioè, la Francia è un paese complicato che non ha negli ultimi 10 anni dato risposte forti a queste cose. L'ascesa di Manuel Valls, che è un po' la destra della sinistra, è dovuta anche al fatto che anche a sinistra si sono cavalcate le istanze, come dire, securitarie, invece che preoccuparsi di risolvere il problema in modo non ostile. E questo è, cioè, secondo me, anche i francesi, passata l'emozione, dovranno chiedersi anche che tipo di società vogliono. Cioè, se vogliono una società della contrapposizione frontale o se invece vogliono una società più dialogante, perché in questo momento stanno alternando due approcci, cioè noi contro loro, però cancellano le interviste televisive a Houellebecq per non suscitare problemi. Infatti questa è una notizia che Canal Plus ieri ha fatto una certa impressione, anche perché appunto da una parte si pubblicano e c'è tutta l'enfasi su Charlie, però poi l'emittente Canal Plus ha preferito non mandare in onda l'intervista a Houellebecq, che peraltro ha rinunciato a promuovere il suo libro, e questo fa una certa impressione sicuramente, ed è un elemento contraddittorio. E ha lasciato la Francia. Questo lo fa spesso. Questo tipo di problema, che cosa devono essere le città europee, però non se lo deve porre solo la Francia. Certo. Se lo devono porre, infatti, ci sono fenomeni più o meno analoghi, xenofobi, di partiti che agitano questa bandiera, ci sono nei paesi scandinavi, in Germania, in Italia anche. Quindi
è, diciamo, in qualche modo tutta l'Europa che è chiamata ad una resa dei conti con se stessa, con la propria identità, nel momento in cui, io penso che i comunicati dei terroristi vadano presi molto sul serio, loro dicono appunto che questa azione è stata fatta per punire la Francia per la libertà di espressione. Allora la libertà di espressione non è una caratteristica di un governo, di un regime politico, è la caratteristica che da molti decenni sono di tutte le società occidentali. Quindi, diciamo così, l'obiettivo qual è? Torno a porre questo problema, perché se non si capisce qual è l'obiettivo, diciamo così, di chi ti sta di fronte, non ti puoi neanche difendere. Allora, appunto, l'Europa dovrebbe, certo, sì sì, è auspicabile, ma noi, come diceva il Presidente Monti, stiamo auspicando da anni, da decenni, che l'Europa prenda coscienza, che l'Europa riesca a avere una politica estera. Non ci riesce. E allora a questo punto forse bisognerebbe chiedersi, ma potrebbe mai riuscirci? Forse non ci riesce, perché ci sono approcci molto diversi. Non può riuscirci perché non è la sua visione è quella di la sua. Mi sembra che sia anche almeno un editoriale del Corriere della Sera di qualche giorno fa, caldo proprio, si titolava l'11 settembre dell'Europa. Lei diceva però a questo punto bisogna considerare che l'Islam tutto, sembrava escludere quell'editoriale la possibilità, diciamo, di fare delle distinzioni all'interno dell'Islam. Non so se è una corretta lettura. Non era questo. Il problema è le distinzioni ci sono, tutti i paesi islamici non sono tutti uguali. Cioè lei rivendicava il diritto di criticare l'Islam nel suo complesso. Al di là delle distinzioni politiche che vanno fatte tra i diversi regimi politici, tra i diversi stati, eccetera, c'è un problema però inerente anche alla religione islamica in quanto tale. Io penso che ci sia un problema del genere. Perché? C'è un problema sulla base di cosa? Come? Sulla base di cosa? Sulla base, per esempio, del rapporto uomo-donna. C'è un rapporto che è insito nella religione islamica. Cioè, questo no. Si può dire che... Ma non è legato al terrorismo. No, o meglio che c'era anche in anni in cui non c'era, c'era nell'Islam, è sempre stato lì. Ma anche nel XIX c'erano elementi di criticità, non stiamo qui a discuterne o a metterli in discussione. Sì, sì, certo che c'era, ma innanzitutto fino a alcuni anni fa non c'era una presenza così forte di comunità islamiche in Europa. Questo naturalmente, diciamo così, ha delle conseguenze, naturalmente. E poi... le religioni, il deposito di fede delle religioni è qualcosa che sta lì, può essere una cosa dormiente oppure invece può diventare una cosa molto identitaria in nome della quale ci si può sentire spinti ad azioni sul terreno sociale, politico. Non è che c'è sempre l'Islam è sempre la stessa cosa, così come il cristianesimo non è stata la stessa cosa. Io, diciamo così, noi parliamo sempre di terrorismo islamico, ma insomma voglio dire, l'Islam c'entrerà qualcosa, se no perché lo chiamiamo islamico? Forse, diciamo, allora vorrei sapere... Breivik però... in Norvegia ha fatto un gesto di terrorismo, nessuno ha parlato di terrorismo occidentale. Ma lui non si è qualificato Goldstein in nessun modo. Ha fatto non so quanti morti in una moschea, allora non chiamiamolo più terrorismo islamico. Islamista. Se non sbaglio, nella parola islamista c'è la parola islam o no? Sì. Che cosa vuol dire islamista? Ma questo però è un punto molto importante. Secondo Feltri, che cosa vuol dire islamista? Allora, quello che io sono abbastanza d'accordo con... Cioè, non si tratta di fare con... la guerra santa, ma perché in tale? Però questo è nella un tesi... linguaggio che usa, cioè... Sono fatto di linguaggio. Io almeno adesso poi Ricucci ne sa più di me, però... Tutti questi movimenti non sono movimenti di fanatici religiosi che nascono slegati dalla politica, non è una deriva della l'Islam radicale è nato in Afghanistan. Certo, ma anche le crociate non erano un fatto politica, solo religioso, anche le crociate erano un fatto... E non credo che nessuno imputi le crociate alla Bibbia, dicendo la Bibbia ti insegna a sterminare... No, però le crociate c'entravano sicuramente con il cristianesimo. Però questo è, anche qui, come dire, non si... C'entravano la dimensione religiosa del cristianesimo con la sua dimensione temporale. Però ecco, un momento soltanto, perché volevo citare a questo proposito, e poi però dobbiamo andare in pubblicità, c'è un articolo di Carlo Panella sul Foglio di oggi che ricorda come però quello che è accaduto è esecuzione, precisamente individuare il bersaglio di Charlie Hebdo, è l'esecuzione di una sentenza pronunciata davanti a
folle, quindi c'è un elemento di consenso che forse va nella direzione di quello che diceva. Conosco la posizione di Pannella, se vuoi ti racconto un episodio che dimostra che non è come dice lui. Cioè non è l'esecuzione di questa cosa. Va bene, però dopo la pubblicità torniamo anche sull'altro tema, che era quello dei finanziamenti che abbiamo accantonato, ma che c'entra sempre, fra poco. Allora, in collegamento da Torino c'è Lorenzo Pregliasco di Utrend con i suoi numeri e statistiche che sono significative su due fronti. Uno, Lorenzo Pregliasco, tu hai studiato, diciamo, la differenza tra la percezione e la realtà, anche il rapporto come vengono percepiti in termini quantitativi i musulmani nei vari paesi. Allora ti vorrei chiedere di raccontarci questa cosa e poi anche il capitolo dei finanziamenti. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto sul tema della percezione, riprendiamo un dato di cui avevamo già parlato, ricorderai, qualche tempo fa, che viene da un'indagine internazionale di Ipsos, che mette a confronto la percezione del numero di islamici presenti nei vari paesi europei con il dato reale. E abbiamo anche un cartello supporto per vedere quanto la percezione si discosti dalla realtà, sia in Italia sia in Francia, che è stato teatro dei fatti degli ultimi giorni. Sostanzialmente c'è una percezione che è diverse volte superiore a quella reale, cioè sia in Italia sia in Francia, come possiamo vedere, la percezione è quella di molti più islamici nel proprio paese. In Italia il dato reale è intorno al 4% e quello percepito dalla popolazione è del 20%. In Francia, che ha una tradizione di immigrazione più lunga, come è noto, il dato reale è 8% e quello percepito è superiore al 30%. Quindi in Francia c'è la percezione che quasi un cittadino su tre sia di religione islamica. E questo è un dato interessante di contesto, se vogliamo, su quanto la percezione si discosti dai dati effettivi. Vi direi poi un paio di dati sul tema della finanza, facendo naturalmente la premessa che poco c'entra, o è difficile quantomeno ricondurre questi dati che sto per darvi, con il tema del finanziamento attività illecite. L'ammontare totale degli asset della cosiddetta finanza islamica, che è l'insieme di tutti gli strumenti finanziari che rispettano il codice di condotta dell'Islam, quindi la Sharia, ammonta a 1.600 miliardi di dollari a livello globale. Per darvi un'idea, è sostanzialmente il dato del PIL dell'Italia. In Europa e Nord America questi asset valgono più di 70 miliardi di dollari, sono dati della Dubai Chamber of Commerce dello scorso anno. Sia a livello europeo sia a livello globale è un fenomeno estremamente in crescita, più 20% negli ultimi 4 anni. Si tratta quindi di un dato che può dare, diciamo, una cornice sulla dimensione, sulla capacità finanziaria di questo mondo di cui parliamo oggi. Allora, vorrei andare dal Presidente Monti anche su questo tema, diciamo, dell'Islam, che stavamo, su cui c'era dibattito in studio a Roma. Stiamo cercando di esplorarlo dal punto di vista del sacro, del profano, di fare delle distinzioni. Vorrei sapere che cosa ne pensa lei, innanzitutto se è d'accordo con la tesi di Galli della Loggia o invece con le posizioni che mi pare stiano esprimendo di segno contrario Ricucci e anche Stefano Feltri, Presidente, o come la vede lei, insomma. Io avevo cercato di attirare la sua attenzione quando José aveva parlato di Francia, se posso dire una parola su questo, perché la Francia in questi ultimi anni si è messa rispetto all'Europa in un vero e proprio cono d'ombra, ha perso autorevolezza, ha perso influenza, perché in casa propria non ha fatto molto nelle due cose che oggi determinano la serietà di un paese agli occhi degli altri europei, che sono la disciplina di bilancio e le riforme strutturali. Ciò nonostante le è cresciuto tra le mani un forte conflitto sociale,
ha perso molto la capacità di proposta e di dialogo autorevole con la Germania, che era un motore dell'Europa, il franco tedesco, e quindi ha assunto sempre di più l'aspetto di una nobile decaduta, che gli altri trattano con sufficienza più che con profondo e sostanziale rispetto. Ecco, questi eventi di Parigi e la reazione che stiamo vedendo forse potranno determinare un colpo di reni per la Francia e per il presidente Hollande, perché qui viene in rilievo qualche cosa che è diverso dall'Europa economica e finanziaria e che va proprio alla radice dei valori, delle libertà che a tutti noi ha portato la Rivoluzione francese, e non possiamo capire l'esasperato amore dei francesi per la libertà di critica e di satira anche oltre ogni confine, diremmo noi altri europei, se non riandiamo alla Rivoluzione francese. Quindi io spero che questo determini una rivalutazione della Francia agli occhi degli altri europei e una ripresa di capacità del governo francese, del presidente Hollande, che è stato così debole finora, di riproporre una Francia protagonista. La seconda cosa, sull'Islam io non oso competere con le competenze che sono radunate a Roma, però vorrei fare un'osservazione che riguarda anche l'Europa. Non sorprendiamoci troppo se le religioni, le culture religiose hanno una grandissima influenza sulla cultura politica, che non arriverà mai a giustificare il terrorismo, sia ben chiaro. Ma in fondo, se noi guardiamo all'Europa di questi anni, abbiamo dei forti conflitti in Europa, certo per ora non armati, e speriamo che continuino a non essere armati. Ma se pensiamo alle incomprensioni enormi che ci sono state tra il nord dell'Europa, Germania e gli altri, e il sud dell'Europa in questi anni sullo spunto di vicende economiche e finanziarie, beh, che cosa vediamo riemergere? Un'Europa distinta tra Europa della riforma ed Europa della controriforma. Il ruolo del debito, l'associazione del concetto di debito a colpa nel pensiero germanico e del nord Europa ha moltissimo a che fare con la visione del peccato, dell'indulgenza, della colpa nella riforma e nella controriforma. E quindi in fondo quel conflitto che può disintegrare l'Europa al nostro interno e che poi banalizziamo in termini di al di sopra o al di sotto del 3%, aggiungo quasi che come se si trattasse del tetto di tolleranza per le frodi fiscali dal punto di vista di un regime fiscale interno, perché combinazione è sempre il 3%, ma insomma abbiamo queste grosse dispute economiche e finanziarie sulla base di culture che sono state forgiate dalle religioni. Quindi non sorprendiamoci se, quando è ancora molto più grande la differenza, come è tra il cristianesimo consolidato al suo interno e l'islamismo, le tensioni sono allora, sì, soltanto una notizia di cronaca ancora: si è arreso nella notte l'uomo armato che aveva preso in ostaggio i due dipendenti di una gioielleria a Montpellier in Francia. Sono fonti della polizia citate dal sito di Le Parisien, fanno sapere che i due ostaggi sono illesi. L'uomo si è arreso ed è in custodia della polizia, però questa volta il procuratore Christophe Barré in conferenza stampa ha detto che questi fatti di Montpellier non c'entrano niente con invece i fatti di Parigi, con i sequestratori poi uccisi, i due fratelli Kouachi e con Koulibaly. No, volevo solo dire una cosa sulla Germania, che è un approccio interessante da tenere d'occhio in questi giorni in cui osserviamo la Francia. Cioè, la Germania fa un discorso molto pragmatico, dice: nel giro di 10-15 anni i tedeschi scenderanno di 15 milioni, per cui
i tedeschi di oggi si reggeranno sugli immigrati di prima, seconda, terza generazione. Quindi non si pongono neanche più il problema di contrapposizione, noi, loro, multiculturalismo. Loro dicono la società tedesca deve attingere alle energie che arrivano da questi paesi e deve inserirli. Però la Germania, però in Germania c'è l'islamofobia, adesso c'è il movimento islamofobico. Ma il governo tedesco è stato il principale a opporsi all'ingresso della Turchia in Europa. E infatti questo quindi, col senno di poi è stato probabilmente un errore. Però adesso loro, ma, sai, con nel Erdogan, momento in cui non cosa hanno... sta facendo Erdogan? Pensa se la Turchia fosse in Europa. Se la Turchia fosse in Europa, Erdogan probabilmente non farebbe le stesse cose che sta facendo oggi, quindi anche quello, e forse la Turchia glielo impedirebbe Beh, diciamo, quando si lascia, è come l'Ucraina, no? Se si o sta nell'Europa, o sta in Europa, o sta nella zona, nella sfera di influenza di Putin, la Turchia, o sta, ma questo Monti è più titolato di me a parlarne, ma l'importante è, diciamo così, è alla fine che la colpa è sempre nostra. No, Erdogan sta facendo quello che sta facendo perché questo non l'abbiamo accolto in Europa. Però l'azione internazionale funziona con sfere di influenza. Sì, prego, prego. Per quanto riguarda la questione della Turchia, credo che le responsabilità maggiori vadano proprio alla Francia, perché prima con Chirac, alla fine degli anni 90, ha fatto delle aperture demagogiche al Consiglio europeo di Helsinki 1999, spedendo i responsabili dell'Europa ad Ankara il giorno dopo a fare promesse. Poi si è accorto che l'opinione pubblica interna faceva molta fatica, e infatti questa dell'eventuale ingresso della Turchia, pur ritardato, è stata una delle ragioni della vittoria dei no al referendum francese del 2005 sul trattato costituzionale. E in Germania forse il quadro non è così netto come è stato descritto, perché sicuramente la componente cristiano-democratica e soprattutto cristiano-sociale ha avuto grosse riserve, la componente social-democratica meno. Allora, io vorrei tornare al professor Daveri per chiedere se secondo lei questi fatti di Parigi avranno delle ripercussioni sulla partita europea, diciamo così, sulla questione del rigore, sull'atteggiamento dei paesi fra loro. Adesso comunque il presidente Monti evocava un possibile cambiamento di ruolo, insomma, diciamo così, della Francia, o di ripresa di ruolo della Francia, se questo avrà delle ripercussioni. E seconda domanda, se come ha scritto qualcuno, è una tesi anche questa che circola fra gli osservatori, se anche nei fenomeni, anche nel, diciamo, nell'Islam, nella capacità di reclutamento, poi c'entra la crisi economica, cioè quanto pesa la crisi economica, se c'è un nesso con... Partirei dalla seconda domanda, per citare un articolo che avevamo pubblicato sul sito lavoce.info, a cui collaboro, qualche anno fa, il contributo era autorevole perché veniva da Alan Krueger, uno che è stato il capo economista di Obama, che aveva scritto un libro qualche tempo fa che si chiamava What Makes a Terrorist, cioè che cosa fa un terrorista, o che cosa, come si diventa terroristi, o come nasce un terrorista. E i risultati delle sue analisi empiriche, che erano delle cose accademiche, insomma, da economista che allora lavorava in università e basta, era che non c'era una forte correlazione tra la situazione di indigenza, quindi la povertà o la mancanza di istruzione, e la decisione di diventare terrorista. Quello che anzi osservava, studiando sia i casi, per esempio, di chi era entrato a far parte di Hezbollah in Libano, ma anche chi all'interno di Israele era diventato tra quelli che andavano a fare gli attentati nei confronti dei palestinesi, insomma, o comunque nei territori occupati. Ecco, quello che emergeva è che spesso c'era una correlazione positiva col reddito pro capite e positiva con il livello di istruzione. Questo ha un'implicazione forte per il tipo di politiche che si possono provare a fare, mettere in campo, perlomeno quelle che non servono o non bastano per risolvere il problema. Gli aiuti, per esempio, si dice dovremmo aiutare di più questi paesi, fare sviluppo in questi paesi, e questo automaticamente ridurrà il serbatoio di consenso per il terrorismo. Va detto che quindi probabilmente questo non è vero, cioè nel senso che se il terrorismo non trova la sua ragione nella miseria, allora non basta fare gli aiuti. E questo ci porta alle cose che venivano dette anche prima, soprattutto mi pareva da Stefano Feltri, ma anche un po' anche dal Presidente Monti,
il punto è che c'è sempre una matrice politica alla base di tutto questo. La religione è diffusa, ognuno di noi ha un atteggiamento, per così dire, decentrato, no? Nei confronti della religione. Ognuno di noi ha un atteggiamento nei confronti della religione, c'è chi ce l'ha in modo più estremo, chi invece in un modo meno estremo. Ma gli atteggiamenti individuali poi devono diventare organizzati per poter diventare atteggiamenti che portano ad atti terroristici, e questo può avvenire, ritorno a quello che dicevo prima, solo se c'è l'ISIS o solo se c'è Al-Qaeda che fa concorrenza all'ISIS, quindi solo se ci sono se ci sono poi degli stati che trattano in modo benevolente i contributi di alcuni dei loro ricchi individui che traggono profitti dal petrolio, da altre fonti di entrata e che forniscono sostanzialmente foraggio per queste organizzazioni. Quindi questo suggerisce che alla fin fine non basta che l'Europa si metta d'accordo per dare più soldi ai paesi arabi o che dia più soldi insomma ai poveri nei paesi arabi, questo non basta. Quello che invece occorre capire è come si fa a smantellare uno Stato come lo Stato islamico e a smantellare un'organizzazione come Al-Qaeda. Per fare questo servono sforzi di intelligence, sentivo dire che ci vuole l'intelligence unica oltre alla moneta unica, e questo sicuramente è una cosa che può avere un senso. È stata la proposta del Presidente del Consiglio ieri, una dichiarazione, esatto. Poi che questo poi non so bene cosa voglia dire, ecco. Però insomma ci sarebbero un po' di difficoltà nell'andare in questa direzione, perché certamente i singoli Stati nazionali sono affezionati ai loro strumenti di intelligence, anche perché dopo tutto esistono ancora gli stati nazionali. Dall'altro lato però la cosa importante è rendere meno stato lo Stato islamico, quindi asciugargli le entrate su cui si basa, i finanziamenti, quindi bisogna fare un'azione più forte nei confronti di questi paesi che offrono un finanziamento. Dall'altro lato credo che il calo del prezzo del petrolio da questo punto di vista un pochino invece aiuti, nel senso che il fatto di avere un prezzo del petrolio a $50 anziché a $100, siccome sul mercato nero il petrolio viene venduto a metà del prezzo ufficiale, quando fanno contrabbando vuol dire che portano a casa $25 al barile anziché $50 al barile che avveniva prima. Certo, il prezzo del petrolio è basso perché siamo in grande crisi e quindi non è detto che rimanga così basso, anzi possiamo in qualche modo auspicare che aumenti, un po', però questo è l'ordine l'ambito in cui collocherei i tipi di iniziative che si possono prendere. Posso fare una domanda? Prego, anche se volevo far vedere, per la verità, posso chiederle di rimandarla soltanto a dopo, perché volevo far vedere un video che è stato diffuso, è il video che raffigura, l'abbiamo fatto vedere un pezzettino alla fine della puntata di ieri, però non c'era, diciamo, come sfondo, ne abbiamo parlato, ma ora abbiamo fatto fare la traduzione italiana. È il video in cui il presidente egiziano Al-Sisi si rivolge a... insomma a una platea di grandi, di accademici, anche chierici, di Al-Azhar, nell'università Al-Azhar al Cairo, quindi è una delle istituzioni più importanti dell'Islam, e lo facciamo vedere, adesso la regia lo manda, c'è la traduzione italiana, e da questo si capisce come ci sia la preoccupazione di appunto anche alcuni esponenti politici di così grande peso come può essere Al-Sisi, perché è il capo di uno Stato, di come dire... dissociarsi dal, diciamo, dall'aspetto ideologico, quello più vicino. Capo di uno Stato che ha fatto un colpo di Stato. Non dimentichiamo. No, nessuno lo diciamo, il giudizio sulla santità di Al-Sisi è sospeso, però anche sull'effetto parole... terroristico che lui ha avuto, perché adesso la fratellanza musulmana è fuori legge in Egitto. Intanto mandiamo il video, che tanto sì, è una traduzione scritta, quindi possiamo parlare mentre lo vediamo, mentre lo mostriamo ai telespettatori. Se la regia può mandare il video di Al-Sisi. Non parla. Eccolo. Dovreste, eccolo lì, togliere. Ahmiyyat al-khitab ad-dini. Wa ana harja' wa aqul li nahna mish mitharrakin fi da. Al-khitab ad-dini al-haqiqi. الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة، الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر، الفكر ده يقدس بينا، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، الخطاب الديني اللي نقصده اللي هو بيتناغم مع عصره. Ecco, noi possiamo parlare على... possiamo far vedere i telespettatori possono leggere, ecco. Io sono del tutto contrario ad Al-Sisi, a quello che rappresenta. Mi sembra però che abbia detto una cosa importante: il problema non sta nella nostra fede, sta nell'ideologia.
Allora qui forse un po' di puntini sulle i bisogna metterli, perché o ci ricordiamo che l'Islam radicale, quello che altri chiamano l'Islam politico, è nato dal fallimento dei nazionalismi arabi, è nato dal fatto che la religione in molti di questi paesi è stata una sorta di bene rifugio, la gente pregava di nascosto, la gente in Libia, nella Libia di Gheddafi, la gente andava, non poteva portare la barba, non poteva portare la gellaba bianca e non poteva andare in moschea. È ovvio che in queste condizioni cresce un attaccamento forte alla religione. L'Islam politico è nato e si è radicalizzato man mano per dare una risposta identitaria e politica alla frustrazione delle masse arabe. Quindi, detto questo, il problema non è, come purtroppo sta finendo in questi giorni, alla fine di ogni dibattito a cui partecipo, alla fine il problema è: ma c'è un problema dell'Islam? Noi e loro? No, noi se ci appiattiamo su questo binomio... E invece il problema qual è? Il problema è che io sono d'accordo, come dicevo prima nell'intervallo, nel chiedere alle comunità musulmane, quindi per primi noi, alla comunità islamica... Ma anche agli stati, dovendo fare politica, anche agli stati come l'Egitto. Quello è un altro paio di mani che ti rispondo dopo. Alla comunità musulmana dobbiamo chiedere di fare i conti con quello che è un problema anche loro. Il terrorismo islamico è un problema che riguarda innanzitutto i musulmani, perché in Siria muoiono musulmani sotto i colpi del califfato, in Iraq muoiono musulmani e a Parigi la guardia giurata, il poliziotto morto era un musulmano, quindi il terrorismo riguarda loro. Finora hanno girato sentiamo gli occhi dall'altra parte. No, il rettore Boubakir, il rettore della moschea di Parigi, ha detto subito dopo l'attentato questo massacro è principalmente diretto contro di noi musulmani. Suona questo: in Francia non c'è una contrapposizione tra Islam e cristiani, la comunità islamica è perfettamente integrata nella società francese, ci sono dei problemi di ordine pubblico nelle periferie, ci sono dei soldati perduti, la parola mi sembra grossa, che fanno del terrorismo, scusi, soltanto per farmi capire, ma non c'è per il momento la contrapposizione. Il problema è la mancanza da parte delle autorità, della consapevolezza che si deve riaffermare le valori repubblicane, che si deve dare un forte impulso ha la necessità di integrare di più questi musulmani. Lo sono ma già. Non era, ecco, diciamo così, erano già integrati. È un problema di mancata integrazione o no? Questi sembravano appunto... È un problema di tolleranza troppo grande verso le forme di confronto di identità. Per esempio, quando ma si vede qualcosa in Francia, beh, secondo sì, quando te si vede, adesso, quando si vede le donne con il chador e che si lascia le donne con il chador andare circolare liberamente nelle strade, questo è un problema. Quando c'è una legge contro adesso, no? La legge poi si accetta le forme di disobbedienza civile, una disobbedienza civile, e si accetta troppo. Questo Più si fa questo, più il fronte nazionale cresce. Questo è sicuro, che se non c'è una riaffermazione forte dei valori della Repubblica, il fronte nazionale ne profitta. Allora, invece volevo, prima di andare, volevo tornare dal professor Gali Della Loggia, perché volevo chiederle due cose. Uno, l'islamofobia, però, diciamo che è il fenomeno che può essere speculare e ugualmente, insomma, complesso da gestire nei paesi dell'Europa. In Germania c'è questo movimento in crescita e quindi... Se questi fatti ma possiamo... lei per l'islamofobia cosa intende? La paura dell'Islam? La paura dell'Islam, diciamo, movimenti che sono fortemente avversi anche a questi... Quella di Salvini quella è islamofobia, esatto. Direi. Nel senso, se vogliamo definirla così, possiamo anche discutere della definizione e naturalmente mi interessa sapere che... Quindi che da una parte questo... l'islamofobia? Sì, se ritiene... Non di Salvini, anche in Germania, insomma, dove che sia, insomma, dove stia... Dovunque sia, diciamo così, prendersela con delle comunità religiose per
perché sono islamiche, perché sono buddiste, così, è una cosa abominevole. Questa è una cosa molto diversa, però, dalla possibilità che deve essere riconosciuta, mi pare siamo tutti d'accordo, di criticare anche nella maniera più recisa gli aspetti della religione. Ecco, lei crede, la metto così, lei crede che perché ci sia un politicamente corretto per cui questo non avviene o è limitato, o può essere limitato passato questo momento anche di mobilitazione delle vignette, delle fiaccole, sì, degli hashtag, eccetera? Crede che questo possa accadere? Penso di sì, penso che, diciamo così, molta parte della cultura occidentale che nei confronti del cristianesimo fa tutte le vignette del mondo, scrive tutto quello che vuole, nei confronti del Papa, dei preti, così, quando si tratta invece di applicare questi criteri all'Islam è molto più cauto, anche perché ha paura delle conseguenze, come dargli torto, insomma. C'è una forma di autocensura, io credo, nel discorso pubblico sull'Islam, per la paura che sia... Io non ho mai sentito qualcuno nel discorso pubblico europeo dire attenzione così si offendono i cristiani, attenzione non parliamo del cristianesimo. Vabbè, questo è stato però, dai family day in poi. C'è stato anche nella tradizione politica. Nella RAI per come è stata, per dire, no? Che in passato ci sono state delle forme anche di questo, però sì, la Democrazia Cristiana che controllava la RAI non impediva che facessero dei discorsi che dispiacessero al Papa? Questo si vuol dire? C'è stata una satira anche che è stata, come dire, criticata, però non voglio fare io la censura, sì, ma devo dare la pubblicità perché sono tassativi, no, dopo torniamo, a fra poco. Allora, ci colleghiamo subito con Parigi, dove c'è Paola Mascioli, inviata del TG. Buongiorno Paola, con le ultime notizie. Dove ti trovi innanzitutto esattamente? Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti. Io mi trovo davanti all'Ipercacher, davanti al supermercato, dove ieri c'è stato poi l'assalto delle forze speciali che hanno liberato gli ostaggi che erano rimasti nelle mani di Ahmed Coulibaly, e purtroppo poi trovando i quattro corpi delle quattro vittime che, come ha chiarito ieri sera poi il procuratore speciale di Parigi, Moulin, erano state uccise da Coulibaly nel momento stesso in cui lui è entrato all'interno di questo ipermercato, di questo market che si trova proprio lì, alle mie spalle, dall'altra parte della strada, leggermente in basso rispetto alla sede stradale, perché lì inizia un cavalcavia. Scusate, tolgo questo perché ho un ritorno fastidioso, ecco, così va meglio. Allora, vi volevo dare un po' di aggiornamenti rispetto a quello che si sapeva ieri sera. Si continua a cercare questa ragazza, Hayat Boumediene. Hayat Boumediene è la fidanzata di Hamid Coulibaly. Hayat Boumediene, non è chiaro se fosse all'interno di questo ipercacher oppure no. Ieri, durante tutta la giornata tragica che si è svolta all'interno di questo supermercato, forse era con lui quando lui ha sparato alla poliziotta, uccidendola e ferendo l'altro collega che era di pattuglia con lei. Di fatto questa ragazza di 26 anni in questo momento è alla macchia, non si sa dove sia. Si sanno però delle cose di lei. Questa ragazza era amica della moglie di Sherif Kouachi, e questa è un'altra dimostrazione del legame che c'era tra queste persone. La moglie di Hamid di Kouachi si chiama Izanna Hamid, si trova ovviamente da giorni in stato di fermo, viene controllata a vista, e ci sono le registrazioni, i tabulati che documentano 500 telefonate intercorse nel 2014 tra le due donne. Ha incontrato Hamid... Prego Paola. Ha incontrato Hamid Coulibaly e lo andò a prendere all'uscita del carcere nel 2010, loro è un rapporto molto stretto, e io ho trovato delle foto su Twitter, spero che possiate mandarle in onda, che dimostrano come ci sia qualcosa di anche un po' strano in questo rapporto. Per esempio ci sono due foto in cui c'è lei in bikini e lui in costume, e la foto a fianco mostra lei in velo integrale, si vedono solamente gli occhi. Poi ci sono altre foto scattate
durante un soggiorno che si è tenuto presso Jamel Begal, noto jihadista, che è stato condannato a 10 anni per piani terroristici, e in queste foto si vede Koulibaly sparare e lei alle prese con una balestra, come se si stessero addestrando. E sono queste quelle foto che abbiamo sono visto. State addirittura twittate. E sono state addirittura twittate dall'account delle forze Peshmerga, che ovviamente hanno buoni motivi per far circolare queste foto, data la loro grazie Paola, lotta un'ultima contro le forze ti devo dello chiedere, Stato Islamico. Paola, un'ultimissima domanda, perché purtroppo abbiamo poco tempo, avremmo dovuto fare forse il collegamento prima, però ti volevo chiedere se c'è una situazione di grande, come dire, preoccupazione, concentrazione sulla sicurezza per la giornata di domani, la grande manifestazione con anche i capi di Stato degli altri paesi? Sicuramente lo stato di allerta resta massimo, perché il pericolo attentato resta altissimo. Questa mattina sembra che la città sia tornata a vivere, si stanno allestendo i mercati, c'è gente in giro, come potete vedere ieri sera non era assolutamente così. Certo che tutti quegli uomini che sono stati schierati per la caccia ai terroristi resteranno ben vigili a tenere d'occhio quello che succederà domani a Place de la République per la giornata repubblicana, come viene chiamata, la grande marcia repubblicana. Grazie a Paola Mascioli, abbiamo veramente soltanto pochi secondi, però volevo proprio in chiusura, quindi chiedendo delle risposte telegrafiche, volevo tornare dal Presidente Monti, perché per la verità, lo dicevamo anche nella pausa pubblicitaria, poi si arriva a un punto, come dire, la grande domanda sul che fare, abbiamo parlato dell'Islam, dei finanziamenti, come combattere lo Stato Islamico, eccetera, però secondo lei serve anche un qualche intervento militare di qualche tipo, cioè la responsabilità dell'Occidente deve essere anche in questo senso. Ieri il Presidente del Consiglio è sembrato aprire a un tipo di intervento sulla Libia sotto l'egida dell'ONU, questo ha detto Renzi. Volevo sapere se lei pensa che serva anche altro rispetto alla questione del tagliare finanziamenti o dell'intelligence. Un ex Presidente del Consiglio ovviamente non ha le informazioni che ha un Presidente del Consiglio. Secondo me non è da escludere nulla. Va però tenuto molto molto presente che l'insieme delle guerre scattate dopo il 2001 non credo che abbiano contribuito né a rafforzare la posizione dell'Occidente né a distendere i rapporti con il mondo islamico. La domanda che volevo fare prima, in un secondo, come mai uomini di governo, uomini politici, giornali, dal 3 gennaio dell'anno scorso, quando l'ISIS si è proclamato Stato indipendente, hanno cominciato regolarmente a chiamarlo Stato? C'è forse una forma di soggezione del tutto inconsueta nell'uso diplomatico-politico? Dicendo che anche non bisognava nemmeno nominarlo, era una cosa così, nominarlo come Stato, è un problema di riconoscimento, quello che pone Monti. Purtroppo è finita la nostra trasmissione, ne torneremo sicuramente a parlare e spero di riavervi, di ospitarvi di nuovo. Dopo di noi c'è Coffee Break in diretta con Tiziana Panella e noi ci vediamo domani per Omnibus. Buona giornata a tutti.